Sta per uscire il primo drone della DJI del 2023. Nuova tecnologia, uno sguardo verso il futuro. Ah no, DJI Mini 2SE. Ne parliamo nel video di oggi. Ciao amici del tubo, benvenuti o bentornati qui sul canale. Sì, ragazzi, sta uscendo il primo drone della DJI del 2023 e la DJI sta diventando un'azienda ecologica improntata sul riciclo, soprattutto degli avanzi di magazzino. Perché lo dico? Perché sta uscendo il DJI Mini 2SE, una versione low cost del Mini 2. Vi ricordo che siamo già al Mini 3 Pro. E poi è uscito pure il Mini 3 non Pro. Il Mini 2, un ottimo drone, un fantastico drone che è uscito alla fine, nell'ottobre del 2020. Siamo a febbraio del 2023 e stanno facendo uscire una versione low cost. Quando sappiamo che troviamo buoni prezzi anche su Amazon, il DJI Mini 2 combo. Ogni tanto sul mio canale Telegram, mi raccomando, andate a iscrivervi, vi lascio proprio i link relativi a questo prodotto. Più o meno si può trovare sulle 500 euro scontato. Quindi la domanda sorge spontanea: DJI, ma perché? Nel video di oggi tenteremo di trovare qualche motivazione a una scelta commerciale davvero che sembra avere poco senso. Se non quello di smaltire avanzi di magazzino, componentistica già prodotta per il DJI Mini 2, che vi ricordo ha lo stesso scheletro del primo Mavic Mini del 2019. Il Mini 2 comunque è stato un ottimo drone. Il Mavic Mini del 2019 aveva delle problematiche, due principalmente. La batteria Li-ion, che generava grossi problemi di atterraggio forzato in condizioni magari di vento un po' forte, e la seconda problematica era legata al segnale wifi davvero scarso tra drone e radiocomando. Col Mini 2 hanno migliorato questi due aspetti: batterie LiPo 2S, quindi sono finiti i problemi dell'atterraggio forzato, 31 minuti di volo, e poi soprattutto il discorso dell'Hocus Sync 2, segnale di trasmissione proprietario della DJI più efficiente, ovviamente molto più efficiente in FCC mode, la modalità di volo degli stati tipo l'America, però in CE mode una cosa accettabile a mio avviso, soprattutto perché abbiamo la regola del volo VLOS, volo a vista. Comunque sta uscendo, esce il 9 di febbraio questo DJI Mini 2. E se c'è proprio un teaser che ha girato della DJI, delle foto, ne hanno parlato un po' tutte le riviste. Per quanto riguarda le riviste estere, Drone XL e Drone DJ, hanno messo le caratteristiche. Sarà un DJI Mini 2 con Hocus Sync 2, con peso di 249 grammi ovviamente, con radiocomando RCN1, la tavoletta, batterie LiPo 2S, quindi 31 minuti di volo, tutte le migliorie che ha avuto il Mini 2 rispetto al Mavic Mini, ma la camera del Mavic Mini, si vede anche dalle foto, non sarà una camera 4K, filmerà fino a 2,7K 30 frame per secondo. Che senso ha nel 2023 mettere un drone sul mercato, anche low cost, ma con una camera che non arriva in 4K? L'unico senso è di non rompere le scatole al DJI Mini 3 e al DJI Mini 3 Pro, o i rimasugli che staranno in giro per un po' su Amazon anche del DJI Mini 2. Che senso ha? Come vi ho detto, l'anno scorso, 2022, aprile, è uscito il top della DJI, DJI Mini 3 Pro. E già la DJI, mettendo tanti modelli sul mercato come il DJI Mini 3 Pro, ha fatto un casino assurdo, un sacco di iscritti. Guardate questa immagine che proprio mi è arrivata oggi. Stanno facendo confusione e acquistano il DJI Mini 3 in qualche offerta combo su Amazon, convinti che sia un DJI Mini 3 Pro. Invece non è un DJI Mini 3 Pro, è un drone che non ha il D-Cine Like, è un drone che non ha i sensori avanti e indietro, è un drone che io vi sconsiglio perché non ha le funzioni automatiche. Vi ripeto, il DJI Mini 3 non Pro, come lo Spotlight, il Focus Track, l'Active Track, sono utilissimi per creare video cinematografici, soprattutto il D-Cine Light. Con un clic potete applicare le mie LUT che trovate sul sito www.andreapinotti.com e voilà, avrete una color correction fantastica e soprattutto il D-Cine Light 10 bit, un miliardo di colori.
Ma tornando alla DJI, non bastava tenere il DJI Mini 2, che è uguale a questo SE con in più i video in 4K? Che senso ha questo drone? A meno che esca a un prezzo bassissimo. Drone DJI o Drone XL parlano di 459 dollari, quindi 399 euro, non lo so, ragazzi. Vi ricordo che c'era in giro anche questo DJI Mini SE che si trovava a metà tra DJI Mini 2 e DJI Mavic Mini, anche lui però con una grossa pecca, il discorso della trasmissione che aveva preso dal Mavic Mini, quindi Wi-Fi, perlomeno il Mini 2 SE ha Locus Sync 2, che è molto più performante. Quindi forse è quello il motivo. Togliere pian piano il Mini SE che teneva un grosso gap a livello di segnale come col Mavic Mini e introdurre una versione più economica del Mini 2 con un segnale però prestante come quello del Mini 2 ma con una camera, ve l'ho detto, da 2,7K. Tutte contraddizioni. Sono proprio curioso di sapere cosa ne pensate voi nei commenti, per cui chiudo qui, volevo darvi l'informazione. La data l'abbiamo vista, 9 di febbraio, mancano 2 giorni. Uscirà verso mezzogiorno, ora italiana, 11 e mezza, mezzogiorno. Non credo che ci sarà proprio nessun video, ma sarà solo presente sullo store ufficiale DJI. Tra l'altro, store ufficiale DJI che sta facendo pasticciate. Prima ha tolto il DJI Mini 2 per poi andare a rimetterlo. Bah, sono comunque padroni nel mercato, hanno ragione loro di sicuro, però alcune scelte io personalmente non le capisco e poi la vedo la confusione dei miei iscritti che mi mandano delle offerte, ve l'ho parlato prima, col DJI Mini 3 a una certa cifra pensando che sia il Mini 3 Pro. I nomi non aiutano, SE, non SE, Pro, non Pro. Questo video si conclude qui. Nel frattempo avete visto anche delle immagini di questo Mini 2 SE, il design è lo stesso, quindi abbiamo l'assenza di sensori, vedremo il prezzo e più o meno non sbaglio da un XL quando parla di 449 dollari, sarà venduto con l'RCN1 sulle 400. Staremo a vedere. Ciao ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo video, lasciate un bel like, condividete e seguitemi sui miei social. Ciao!